progetto Macabro nasce, che mi sembra che sia nel 1979, o più avanti, e mi disse: perché non ci passi a trovare un giorno? Io avevo appena finito Inferno con Dario Rotondo, mi hanno fatto vedere un piccolo ritaglio di giornale dove c'era raccontare una notizia di cronaca, che una donna fa l'amore con la testa dell'amante morto in un incidente automobilistico. Non ci credevo molto, devo dire, a questa cosa. E cominciamo così, per gioco, per amicizia, a provare a scrivere 15 pagine per una settimana in quattro nell'ufficio di Bubi Avati. Venne fuori questo trattamento, che disse, poi diceva: adesso lo portiamo alla Medusa, poi ti facciamo sapere. Non passa un mese, ecco, e io intanto andammo in America a fare dei rifacimenti del film di Dario. Tornando dall'America del film di Dario, trovai una telefonata alla segreteria che mi cercava urgentemente. Antonio dice: guarda, la Medusa è piaciuto moltissimo, lo facciamo subito. Quindi mi sono trovato praticamente da una cosa nata, non dico per scherzo, per me per scherzo, però. E in due mesi mi trovai a girare il film, che era il mio primo film. Allora, il budget del film era molto basso, però la produzione Antonio Avati, da cui ho preso tante cose, penso, per più che altro ho capito alcune cose. Prima cosa, girarlo in paesi o in città di provincia, dove tutta la città, vedendo il cinema, ti aiuta più che di darti impedimenti e chiederti solo soldi. Andammo a fare i sopralluoghi in una città che si chiama Salò, sul lago di Garda. Andammo a New Orleans facendo tre giorni. La storia vera di quello che avevamo detto, il trafiletto sul giornale, era ambientata a New Orleans. Trovavamo una casa che aveva la bow window fuori, uguale a quella che noi avevamo girato senza saperlo, era in affitto, in vendita, vuota. Andammo in agenzia e ci ha dato per un giorno quella casa per fare le entrate e le uscite. Quindi girammo con una casa che sembrava che l'avevamo fatti prima, e sopralluoghi invece no, neanche quello. Ma la sequenza del film della decapitazione, io penso che su quella lì volevamo avere più che altro. Io volevo dare solo un'impressione più che vedere quello che succedeva, anche perché non dovevi capire quello che succedeva. La vidi solo come un'immagine di un parabrezza della macchina spaccato all'improvviso durante l'incidente, e lei che gridava, per poi avere, non dire subito quello che era successo. Il mistero era il frigorifero. La paura del sesso, allora, potrebbe essere uno dei temi del film. Diciamo che in fase cattolica, anche Antonio in questo, molto cultura cattolica, no? E il cieco, il sesso che non vede, quindi ci sono tanti rapporti che mi fanno pensare a questo, ma penso che anche voluto, non è che è una cosa che è nata per caso, è una cosa che c'era questa... Lei che fa l'amore col morto, quindi il sesso nascosto, il cieco che sente lei che fa l'amore col morto, quindi cieco non vede, quindi è chiaro il riferimento. È abbastanza, ecco, abbastanza tutte cose nascoste, come quello che dicevamo prima del sesso visto in modo chiuso. What? Are you jealous? Penny Stegers era un'attrice molto dotata, molto intelligente e molto simpatica. Lei veniva fuori dal film, aveva fatto un film con Fellini prima del mio, no? Quello che era La città delle donne, era praticamente la protagonista della Città delle donne. Aveva problemi che avrebbe avuto qualsiasi altra persona, insomma, diciamo che gli faceva un po' schifo, però lo faceva molto bene, devo dire. Ecco, diciamo magari che le scene erotiche non sono state spinte oltre un limite di gusto e di cosa, però io penso che se avessimo voluto fare qualcosa di più, lei era pure consapevole che avrebbe potuto farlo. Anche se non era un amante dell'horror, sentiva abbastanza i film, gli piaceva come atmosfere, come anche lei queste angosce, queste cose, il rapporto col cieco, era una cosa che capiva che erano molto, molto consone alla sua personalità, insomma, diciamo. Lucy, oh my dear, they're beautiful. We're gonna have a lovely weekend, just like we used to. Diciamo, la bambina che usai per Macabro era Vittoria Zinni, che era una bambina di 12 anni, che è l'unico film che ha fatto. Oh.
il fratello che ancora non conoscevo, tra le altre cose, cioè, ci ho fatto quattro film come ha fatto sempre il film con me, tipo Demoni, faceva il secondo dopo Urbano Barberini, poi ha fatto. Ma la bambina era molto brava, molto. Adesso vive in Giappone. Ossia, devo dire che avevano di famiglia, mi sono sempre con facce giuste per questi tipi di film. You Daddy. bitch! You Per un amante dell'horror, come penso di essere, io sono nato nella ricerca del salto sulla sedia del pubblico, no? Era una cosa che mio padre, a cui riusciva molto bene, devo dire, era una cosa che gli faceva molto piacere. Infatti, e anche a me, per esempio, mi ricordo sempre Shock, il famoso bambino che corre nel corridoio e poi diventa il fantasma che si zompa al collo di lei, che è un'idea mia, poi proprio perché sono dedicato da mio padre. La provai in casa mia con Roy, mio figlio piccolo di 6 anni, e la babysitter. Poi quelle cose lì, se sono più semplici sono e più ti vengono bene. C'è stata una ricerca nel trovare la soluzione finale che doveva essere in un certo modo, ma come farla? E lì ci ho pensato qualche tempo, però poi quella mi è sembrata la soluzione migliore, che poi è il puro del fantastico. È o non è? Perché quello è la conclusione. Mio padre, c'ho dei ricordi molto strani, perché prima cosa non volle minimamente influenzarmi, nel senso che disse voglio vederlo quando è finito. Lo vide e disse una frase uscendo che me la dice a Lambert, adesso posso morire in pace. E da lì a pochi mesi morì veramente. Sono quelle cose che ormai sono passati 20 anni, però come figlio ti rimangono impresse per tutta la vita, insomma, però. Che poi mio padre è sempre un umoristico, non lo disse come lo disse umoristicamente, perché non ci credeva manco lui, penso, però così è la vita, insomma.